Zelcor presenta El Locust. Voce narrante il fantasma del web. Interpretazioni del fantasma del web, Avido Alchimista, Rosanna Lia e Pilgrim Cantastorie. Per gli argomenti trattati, sconsigliamo l'ascolto a minorenni e persone impressionabili. E dal fumo uscirono le locuste, e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni sulla terra. Dall'Apocalisse di San Giovanni. Il signore in elegante completo marrone attraversò le porte scorrevoli dello scompartimento a metà del secondo vagone del treno per Torino. Senza smettere un attimo di parlare al cellulare, si accomodò di fronte al solo altro occupante, un medio orientale dalla folta barba che lo faceva somigliare a una di quelle raffigurazioni di Gilgamesh che si vedono in certi libri di storia. L'uomo in completo marrone posò la 24 ore di coccodrillo accanto a sé. Teneva contro l'orecchio un Nokia 1011 e vi urlava attraverso quasi che stesse parlando da un campo di battaglia. A dispetto del tono, la voce era gioviale. Semplicemente voleva che tutti, nel raggio di 100 metri, sapessero che lui era abbastanza importante e danaroso da potersi permettere il lusso di comunicare i fatti suoi per mezzo di quell'ultimo ritrovato della tecnologia. Scoccò un'occhiata furtiva al compagno di scompartimento e non poté fare a meno di sentirsi deluso nel rendersi conto che quest'ultimo non aveva neanche avuto la decenza di rivolgergli uno sguardo. Roba da non credersi. Che senso aveva spendere tanti soldi in un cellulare senza il piacere di suscitare l'invidia altrui? Ma quello era di certo uno straccione. Al suo paese probabilmente comunicavano ancora con i segnali di fumo o roba simile. Con gli occhi rivolti al paesaggio campagnolo che sfrecciava fuori dal finestrino, la mente di Yassin ibn Marid captava ognuno dei pensieri che sgorgavano dalla testa del signore in completo marrone, ma non ci badava minimamente. Erano solo rumore di fondo, non dissimile dallo scricchiolio emesso dal cuoio dei sedili o dallo sferragliare delle ruote sui binari. La sua attenzione era focalizzata su altro, su quello che avrebbe fatto una volta tornato in una delle città più magiche del mondo. Aveva lasciato Torino 7 anni prima e le circostanze in cui si erano detti addio non erano state delle più liete, sebbene per lui fallimento e successo fossero parole con significato scarso o nullo. Non era in questi termini che agiva e pensava, l'importante era mettersi in gioco, essere la matrice di fatti e avvenimenti che poi, inesorabili come una pietra lasciata cadere da un dirupo, generavano una frana di conseguenze che si dipanavano secondo le leggi del caos. Lui non era che il mercante d'armi. Non gli interessava granché se alla fine il proiettile da lui venduto o la pistola da lui fornita raggiungevano il loro obiettivo. Eppure non poteva negare che si era sentito inappagato. Agendo nell'ombra e tirando i fili da dietro le quinte, aveva dato vita a un mercato di depravazioni davvero fiorente. Come mosche attratte da miele velenoso, insospettabili alti papaveri della Torino Bene si erano raccolti attorno alle mercanzie che aveva da smerciare. Le VHS apparentemente comuni che aveva distribuito contenevano ore e ore di inimmaginabili sevizie ai danni di minorenni, quasi tutte perpetrate da una coppia di killer dalla fantasia malata, che per qualche mese avevano generato il pandemonio in un piccolo centro del basso Piemonte, ribattezzati dalla cronaca il mostro dell'auto bianca. Una larga percentuale di quegli snuff movie era stata impiegata per scopi rituali. Venivano proiettati come preludio a orge di natura satanica, o recati in offerta per ingraziarsi le multiformi entità che brulicavano le intercapedini tra i mondi. Ma una mannaia inattesa era calata su tutto questo, interrompendo quel traffico molto prima del previsto.
La polizia, che fino a quel momento era stata tenuta all'oscuro o ben corrotta, aveva smantellato i delicati ingranaggi di tale perverso mercimonio. Nel giro di pochi mesi, gli arresti erano stati così rapidi e molteplici che le manette avevano fatto scintille nello scattare i polsi di coloro che avevano beatamente sguazzato in quel letame. Marid, come suo solito, era diventato fumo nel vento, molto prima che la maxi inchiesta portasse a galla il suo nome, e mentre gli inquirenti avevano iniziato a indagare su di lui, scoprendo solo quanto lui stesso aveva concesso loro di conoscere, il diretto interessato si godeva il sole di Tunisi, sotto falso nome e impegnato in affari altrettanto terribili. Però non aveva dimenticato. Aveva archiviato tutto in uno dei suoi innumerevoli scomparti mentali, ma non aveva scordato niente. Soprattutto, rammentava che il soffio responsabile del crollo di quel castello di carte era avvenuto in seno allo stesso paesello scordato da Dio dove il mostro dell'auto bianca aveva agito e che le circostanze erano state singolari. Parecchio singolari. Ovviamente non stava facendo ritorno a Torino per quello, no. Per sua norma e regola non amava tornare sui vecchi progetti, ma attuarne sempre di nuovi e stimolanti. Personalità come la sua erano attratte dai centri nevralgici del potere in modo incondizionato, proprio come gli squali sono richiamati dal sangue di una creatura ferita che annaspa. Ecco cos'era per lui Torino, una carcassa che perdeva sangue. E sangue ne sarebbe colato parecchio. Lui stesso avrebbe provveduto affinché ciò si verificasse. Ancora non aveva le idee molto chiare, ma confidava che l'architettura e gli influssi della città avrebbero saputo ispirarlo a dovere. Non doveva far altro che seguire la corrente, lasciare che le note dell'entropia muovessero i suoi piedi a passo di danza. C'erano tante persone da irritire, tante menti da plasmare, centinaia di poteri da imbrigliare. Davanti a lui il signore in completo marrone parlava a voce sempre più alta, deciso a farsi notare. Se solo avesse saputo quanto poco saggio fosse attirare la sua attenzione. Ma se era proprio quel che desiderava, chi era lui per negargli tale ambizione? Il treno si infilò in una galleria come un verme nel proprio buco. L'assolata campagna venne sostituita da uno stroboscopico lampeggiare di ombre e luci arancioni, mentre il trambusto delle ruote, racchiuso dalle pareti del tunnel, si distorceva in un mugghiare ferroso. Gli occhi di Marid si spostarono in alto, verso i tubi luminosi che scorrevano sul soffitto tra i portabagagli. Obbedendo a un tacito ordine, le luci si spensero e nello scompartimento calò un buio improvviso, interrotto a rapidi intervalli dagli sprazzi arancioni che dalla galleria balenavano attraverso il finestrino. Il signore in completo marrone smise di parlare, stupito, ma il silenzio durò poco. In tono indignato ci tenne a far sapere al suo interlocutore che erano appena rimasti al buio in galleria e attaccò una filippica contro i servizi di Trenitalia. In Svizzera così simili non gli erano mai capitate, sbraitò con enfasi. Gli occhi di Marid erano puntati su di lui, non più neri ma di un rosso opaco. Le parole dell'uomo seduto davanti iniziarono a smorzarsi come quelle di qualcuno con la bocca anestetizzata dalla novocaina. Rallentavano, trasfigurandosi in versi prolungati, molli e incomprensibili. Intanto, dal Nokia iniziò a irradiarsi un suono inquietante. Poteva sembrare il frinire di un insetto. Ma quel canto stridente e acuto si modulò in qualcosa molto simile a frasi pronunciate in una lingua raccapricciante, a volume sempre più alto, fino a che l'intero scompartimento divenne una spaventosa cassa di risonanza. Il treno riemerse dall'altro capo della galleria. La luce solare tornò a inondare l'interno.
Un'ora più tardi, il convoglio rallentò con un fischiare di freni alla stazione di Torino Porta Nuova. Le uscite si spalancarono soffiando, dando modo a una fiumana di gente di sciamare sul marciapiede in un caotico rimescolio così eterogeneo che persino quell'alto mediorientale dalla barba nero-azzurrastra vestito con una lunga tunica bruna passò inosservato. Intanto, attraversando il corridoio, un controllore notò il signore in abito marrone accasciato contro il finestrino dello scompartimento ed entrò. Ne uscì un secondo più tardi, pallido come un morto, urlando a gran voce l'intervento della Polfer. Quando gli agenti salirono a bordo, non poterono biasimare la sua reazione. Il volto del signore in abito marrone era teso a manifestare un orrore indecifrabile. La bocca aperta, rivoli di sangue che gli sgorgavano dagli occhi, dalle narici e dalle orecchie. La sua mano stringeva ancora il Nokia 1011 contro la testa. Attraversando l'ingresso del cimitero, Michele Bottaro fu accompagnato dal breve gemito emesso dai cardini del cancello, oltre che dal sospiro dei cipressi che gettavano ombre bluastre sulla facciata romanica della chiesa adiacente. Le sue Adidas fecero crocchiare il percorso di ghiaia come procedendo sui biscotti, analogia che collegò subito alla sua mente con la famosa scena degli insetti di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, il film preferito da Luca Remotti, detto Felpa. Era lì per lui, come ogni 22 giugno. Superò le tombe più antiche, risalenti alla fine dell'Ottocento, e il sole proiettò la sua ombra su lapidi dell'ultima decade, creando una chiazza scura sull'erba rigorosamente tosata dagli addetti comunali. 7 anni prima, il cimitero gli avrebbe trasmesso brividi di panico eccitato, alimentando nella sua fantasia inebrianti prospettive di spettri che fluivano dalle sepolture, vampiri che spiavano attraverso le inferriate delle cripte e maleodoranti cadaveri dalla pelle verdastra pronti a farsi strada verso la luce, per diffondere chissà quali maledizioni. Adesso, invece, vedeva il cimitero per quel che era davvero, un deposito di tristi memorie. La tomba che stava cercando era situata quasi in fondo, poco prima del colombario, e nell'avvicinarsi provò la consueta marea di malinconia. Non la respinse, lasciò che lo sommergesse piano piano, fino a colmarlo. Era doloroso, ma era una sofferenza giusta. Un'altra cosa che aveva imparato avviandosi all'età adulta: certi malesseri sono necessari. Arrestò il passo di fronte alla lastra di marmo che ricopriva il terreno, davanti alla quale sorgeva una piccola lapide bianca, con la sommità che le ricordava quasi una casetta. Lacci di tristezza formarono un nodo sotto il pomo d'Adamo e gli occhi presero a pizzicargli. Era più forte di lui, non appena vedeva il volto vispo e i denti da coniglio di felpa, si sentiva travolgere da sensazioni impossibili da arginare. «Buon compleanno, felpa». Per un istante, la foto sulla lapide si sdoppiò a causa delle lacrime. Non c'era nessuno che potesse vederlo, ma a Miki non sarebbe importato comunque. Un altro insegnamento dell'età adulta. Piangere faceva bene. Si chinò sul ginocchio destro e allungò il braccio sulla lastra di marmo, infilando il mazzo di gerbere rosse nel semplice vaso di ottone. Felpa non aveva mai manifestato un grande interesse per i fiori. Cosa che sarebbe apparsa da femmine, però aveva avuto una smodata passione per il colore rosso. Quasi ogni suo indumento aveva quella tinta. 7 anni, ma quella morte era cocente come se fosse successo ieri. Chissà che genere di adolescente sarebbe diventato, se solo ne avesse avuto la possibilità. Chissà come si sarebbe trasformato il suo corpo mingherlino e spigoloso, chissà che nuovi interessi avrebbe maturato, e se avrebbe perso la zeppola. Chissà se sarebbero stati ancora amici i pirati del Piota. Ognuno di quegli interrogativi era sale sparso su ferite che sentiva ancora aperte. Facevano un male cane, ma si costrinse a tollerarlo. Lo doveva Felpa, strappato alla vita nel modo più orribile che si possa concepire, vittima della bestialità più iniqua.
un supplizio che Mickey stesso era stato sul punto di sperimentare sulla sua persona. Inconsciamente, animata da tenebrosi ricordi, la mano sinistra risalì al collo fino all'appuntamento con quella porzione raggrinzita di pelle appena sotto il lobo dell'orecchio, dove il coltello di Zeno Roffredo era affondato con l'intento di staccarglielo dalla testa. Fu catapultato indietro nel tempo di 7 anni e tutti i suoi sensi vennero sconvolti dalle emozioni di allora. La mollezza del materasso sotto il corpo, il morso delle corde che gli stringevano i polsi, il sapore del bavaglio, il puzzo animalesco emanato dal corpo sudato e villoso di Zeno, la paura sconfinata, il dolore, il sangue e poi... Anna Spo ha vinto dall'attacco di panico. Per un attimo si sentì preso in trappola, stretto da funi invisibili, soffocato. Radunò le tecniche di rilassamento apprese durante gli anni di terapia, quelle che erano servite a scacciare gli incubi e fargli passare il terrore di recarsi a scuola. Gradualmente il respiro tornò regolare, mentre una pellicola di sudore gli si raffreddava la gentile brezza che accarezzava il camposanto. Il cancello gemette e Mickey si volse a guardare con un tuffo al cuore, sperando di riconoscere la persona che avrebbe dovuto accompagnarlo. Invece si trattava solo di Gigio, l'addetto comunale. Si scambiarono un cenno del capo come saluto, poi l'uomo si spostò in un'altra zona, armato di tagliaerba e rastrello. Il 17enne sospirò, risollevandosi. Mantenne il contatto visivo con la foto che spiccava sulla piccola lapide chiara. L'aveva fornita ai signori Remotti, prendendola da un album dove conservava decine di scatti prodotti in altrettante estati. Lui stesso ne aveva fatto plastificare una di loro tre ai tempi d'oro, quando erano ancora i pirati del Piota, e la custodiva gelosamente nel portafogli come certe beghine conservano i santini di Padre Pio. Lui, Felpa ed Elmo. Ed Elmo avrebbe dovuto trovarsi lì, ma non c'era. Ne era sorpreso, ma non tanto quanto sarebbe stato lecito. Già al telefono aveva parlato con uno strano tono di voce, quello di chi sta accettando qualcosa controvoglia, ma che intanto elabora nella testa 1000 scuse per disertare. Gli era davvero inconcepibile. I primi tempi era Elmo quello che scalpitava per recarsi alla tomba di Felpa il giorno del compleanno dell'amico morto, ma adesso tutto quell'entusiasmo rivolto alla sua memoria sembrava essersi smorzato. Elmo era cambiato, ecco la verità. Aveva tentato in 1000 modi di distogliere lo sguardo dall'evidenza, ma ormai non poteva più illudersi. Però avrebbe potuto almeno avvisare, sarebbe stato educato. Forse avrebbe dovuto parlarci a 4 occhi e capire la situazione una volta per tutte, per quanto potesse rivelarsi deludente o doloroso. Tornò all'ingresso e raggiunse il suo Zip Piaggio. Dopo averlo estratto dal vano sotto al sedile, si calcò il casco sulla testa, ma lo sguardo fu come magnetizzato da qualcosa che sorgeva sul campo quasi di fronte, a circa 500 metri. Una tozza costruzione di pietra a cupola, simile a una cappella, ma senza croce. La casa del lungumano. Abbassò gli occhi sulla propria mano, scorgendo un piccolo segno pallido sul pollice. I suoi occhi la scrutarono a lungo. Quella vecchia ferita aveva significato tantissimo per lui e ancora simboleggiava il vero momento in cui aveva preso un'importante lezione dalla vita, quella più oscura. Le fiabe sono vere e mordono. Rallentando al semaforo, l'attenzione di Mickey fu attratta da un grande manifesto attaccato alla parete della ex spesa pubblica. Un cinghiale cartunesco, agghindato con un grembiule e un cappello da chef, invitava tutti a partecipare all'ennesima edizione della Sagra del Cinghiale di Piotone, che si sarebbe svolta il weekend successivo. Quella visione rimestò dentro il ragazzo ricordi dolci amari, di quando lui e i suoi amici aspettavano quell'evento con impazienza maggiore di quanta ne generasse il Natale. Che grandi abbuffate di patatine fritte, pappardelle e ravioli, senza contare le ore passate a rincorrersi tra la gente o le manciate di pop-pop sparsi sulla pista da ballo, in modo che i danzatori impegnati nel liscio li facessero scoppiettare sotto i tacchi.
L'auto alle sue spalle mandò un colpo di clacson e Mickey si ridestò da quel sognante torpore arrossendo, affrettandosi a liberare l'incrocio. Scese giù per un viale alberato, trovandosi in un piccolo quartiere costituito da villette a schiera tutte identiche, edificate negli anni 20, e prima ancora di raggiungere l'ultima in fondo alla via, poté udire un frastuono di batteria, chitarra e sintetizzatore nel quale si mescolavano note che parevano arrivare da un organo, senza contare una voce che urlava con timbro gutturale, come quella di un orso a quale fanno il solletico con un cactus. Era difficile credere che fosse il suo amico Guglielmo Nandi a emettere suoni simili. La musica pareva arrivare da sottoterra, filtrando attraverso la porta che conduceva alla tavernetta sotto il villino. Con un palpito di dolorosa nostalgia, Mickey pensò che solo 7 anni prima quel locale era stato il covo ufficiale dei Pirati del Piota, un antro dove organizzare sanguinosi piani e festeggiare i compleanni. Per un minuto buono, Mickey restò in sella allo zip indeciso. Avrebbe preferito trovare Elmo da solo, ma ormai trascorreva quasi tutto il suo tempo libero a provare con gli Yellowcasts, il gruppo doom metal formatosi da circa un anno. Il chitarrista era un certo Roberto Nandi, cugino di primo grado di Elmo, un 20enne sbandato che aveva sempre avuto una pessima fama, ed altri 3 o 4 individui della stessa età e reputazione. Facendosi coraggio, Mickey mise lo scooter sul cavalletto e si incamminò verso la porta. Nell'abbassare la maniglia si scoprì nervoso. Quando spalancò l'anta, venne investito da un'onda sonica e da parole che parevano conati di vomito, amalgamati in un tappeto acustico che aveva un che di sacrale. Iniziò a scendere la rampa e a ogni scalino gli pareva di immergersi sempre di più in un vapore di sigarette e puzza di stalla. Giunto alla base delle scale, Mickey si chiese come facessero a restare tappati lì dentro. L'aria surriscaldata era resa irrespirabile dal fumo che stazionava come la nebbia finta di un film dell'orrore. Radunati al centro della sala c'erano i 5 componenti del gruppo, tutti a torso nudo, sudati come fossero appena usciti da una sauna, i volti purpurei di sforzo. A parte Elmo che sbraitava nel microfono, tutti avevano una ballonzolante malboro appesa alle labbra. Mickey restò sulla soglia, assordato, sperando che il brano non durasse a lungo, ma non ebbe bisogno di aspettare molto. Elmo lo individuò e la sua reazione prima fu quasi di sgomento, poi di fastidio, roteando gli occhi verso il soffitto di mattoni a volta. Interruppe la canzone, sempre che quelle urla cavernose potessero essere considerate tali, e conficcò il microfono nell'asta con un gesto brusco. Il fracasso cessò, lasciando nell'aria un eco persistente. «Sono occupato, Bottaro!» Mickey quasi trasalì. «Bottaro!» Da quando era stato declassato da Mickey a Bottaro? Incassò il colpo mantenendo il contatto visivo. «Solo un attimo, poi puoi tornare a fare quello che stavi facendo.» «Minchio, che due coglioni!» La sceneggiata era tutta a beneficio dei suoi compagni, Mickey lo sapeva. Tentò di ignorare il sentore urticante provocato dagli sguardi di Roberto e degli altri 3 musicisti, che lo fissavano come animali pronti ad aggredire un intruso finito nella loro tana. Con l'atteggiamento di estrema recalcitranza, Elmo agguantò la maglietta gettata su una sedia infilandosela. Non che facesse una gran differenza, era più buchi che stoffa. Risalirono alla breve scala ed Elmo pestò duramente ogni gradino per sottolineare quanto fosse scocciato. «Dai! Che cazzo vuoi?» Esordì quando furono all'aperto. «Non c'è tuo cugino a guardarti, Elmo. Puoi anche smetterla di fare il duro.» L'occhiata che Elmo gli rivolse avrebbe dovuto traboccare ostilità, ma vi si leggeva lo smarrimento di un giocatore di poker inesperto colto a bleffare. Si accese una sigaretta con l'ostentazione tipica di chi ha preso il vizio da poco e vuole più che altro mettersi in mostra. «Non chiamarmi Elmo!» «Credevo fosse il tuo nome.» «Quando ero un pivello, forse. Adesso sono El.» Mickey non sapeva quale istinto fosse più forte, se quello di ridere o di sgomentarsi. Gli sembrava di parlare con la caricatura grottesca dell'amico che ricordava. Fino a che punto la sua nuova compagnia gli aveva fatto il lavaggio del cervello. «Beh, El, oggi avevamo un impegno, tu ed io. Ricordi?» «Sì, beh, cazzo, mi è schizzato di mente, Bottaro.
Non farla tanto lunga, ci possiamo andare un altro giorno, no? Un altro giorno non sarà il suo compleanno. Capirai quanto gliene può fregare a quello. Un moto caldo di rabbia risalì il collo di Mickey in vampe, che gli fece raffiorare il sudore sulla pelle. Elmo, è di felpa che stiamo parlando. Ti ho detto di non... Senti, dacci un taglio. È una cosa che facciamo tutti gli anni. Ti avevo anche telefonato e avevi dato la tua parola che saresti venuto. Forse non volevo venire, ok? È una roba da malati. È morto. Perché non lo dimentichi e basta. Lo shock, anziché emergere sul viso di Mickey, lo indurì. La sua mano si sollevò lentamente, eppure Elmo quasi indietreggiò, come temendo di essere colpito. Ma l'amico non aveva intenzioni bellicose. Si limitò a mostrare la cicatrice. Motivo numero uno. Fu la gelida replica, prima di indicarsi l'orecchio. E motivo numero due. Pensavo che avessi dei motivi anche tu, El. Ma mi sbagliavo. Le narici di Elmo fremettero, risucchiando rumorosamente la profumata aria primaverile. Tutto il suo corpo era scosso da fremiti e la sua faccia larga, costellata di acne, era un rincorrersi di emozioni discordanti. Tutta la gradazione che colma il vuoto tra rabbia e imbarazzo. Ti credi chissà chi? Ma sei solo un complessato del cazzo, Bottaro! Ringhiò Elmo a voce bassa, minacciosa. La pubertà in lui era stata un vero aprirsi delle cataratte degli ormoni. Praticamente, da un giorno all'altro era diventato il ragazzo più alto della scuola, raggiungendo il 1,80 m, e per un certo periodo era stato pure il più grasso, con tutto il repertorio di bullismo che ne era conseguito. Ma da quando aveva iniziato a far coppia con il cugino, si era messo sotto con il bodybuilding. Adesso, con quei capelli lunghi fino alla schiena, la prima barba e i muscoli marcati, pareva un wrestler 25enne più che un ragazzo del liceo. Sei stato da uno strizzacervelli, lo sanno tutti. C'era pure scritto sul giornale, sai? Io non mi farei più vedere in giro se fossi stato da uno strizzacervelli. Tanto però mica ti è servito. Si vede che sei un perdente. Gli soffiò in faccia una nube di fumo. Il suo alito puzzava come le esalazioni di una strada appena asfaltata ad agosto. Mickey dovette sforzarsi per rimanere immobile. Era furioso, umiliato e ferito. Di tutti quelli che avrebbero potuto esprimere una cosa simile, Elmo era l'ultimo della lista. Anzi, fino a quell'attimo non era nemmeno contemplato. Lo eri anche allora. Lo eravate tutti e due. Io gli sfigati non li frequento, chiaro? Bottaro? Strano, visto con chi esci. Le mani enormi di Elmo gli premettero sul petto e Mickey volò letteralmente oltre il marciapiede, quasi travolgendo lo scooter. L'impatto fu abbastanza duro e doloroso da mozzargli il fiato e cospargere una spolverata di stelle sul suo campo visivo, attraverso le quali vide Elmo farsi avanti, rosso in viso. Sloggia o t'ammucchio, hai capito? E se ti rivedo ti stacco quella testa di cazzo e te la infilo su per il culo, chiaro? Gli tremava la voce, i pugni gli si contraevano fino a sbiancare le nocche, eppure Mickey ebbe modo di spingere il proprio sguardo oltre la bruma di rabbia che stagnava negli occhi di Elmo, scorgendovi dietro un luccichio di disperazione, quasi una richiesta d'aiuto. Ma quel sentimento era affondato troppo in profondità per poterlo estrarre. Da quanto non vai alla casa del lungumano? Ho chiuso con quella stronzata. Da quanto? Elmo gli mollò un calcio al ginocchio facendolo gemere. Ti ho detto di andartene, non rompermi il belino. Nel frattempo, Roberto e gli altri tre membri degli El Locust si erano radunati accanto al portone della tavernetta e si godevano la scena sogghignando. Mickey sentì il cuore sprofondare nel malumore. Senza di loro avrebbe forse avuto qualche speranza, ma Elmo non si sarebbe mai lasciato persuadere, sapendo di essere osservato dai suoi idoli. Va bene, El. Torna a cantare. Magari ti farà sentire meno colpevole. Si rimise in piedi, allacciandosi il casco sotto al mento. Elmo lo fissava con la faccia scura, i tendini del collo in rilievo. La maglietta sbrindellata era unta di sudore. Sul davanti recava il logo malamente stampato della sua band, una grande H gotica alla quale era avvinghiato un mostro con attributi da insetto.
La prossima volta che mi capiti a tiro ti riempio, Bottaro. Minacciò puntandogli contro un dito. Subito dopo, ma a tono molto più basso e vibrante di emozione, aggiunse: se vuoi incolpare qualcuno della sua morte, guardati allo specchio. Miki era già pronta ad andarsene, ma quella frase parve ricoprire il suo cuore di brina, paralizzandolo. Cosa hai detto? Avresti potuto evocarlo prima. Invece hai aspettato. E lui è morto. Tutte le risposte che Miki avrebbe voluto dare gli ingolfarono la bocca come una folla di persone che tentano di uscire da una porta troppo piccola, restandovi incastrate. Niente avrebbe potuto sconvolgerlo e fargli male quanto quell'accusa, forse perché in cuor suo aveva sempre supposto la stessa cosa. Elmo si girò così bruscamente che i suoi capelli sventagliarono. Raggiunse suo cugino, il quale salutò Miki mostrandogli entrambi i diti medi, e sparirono tutti oltre il portone. Nello scendere le scale, Elmo tremava, quasi che stesse per arrivargli un attacco epilettico, aprendo mentalmente ogni rubinetto di rabbia per annegare il sentimento che pulsava dentro di lui, ovvero la vergogna. Non avrebbe voluto maltrattare Miki in quella maniera, se solo Roberto non fosse stato lì a guardare, ma non poteva deludere il cugino. Era grazie a lui se adesso i fatti di 7 anni prima erano, non scomparsi, ma almeno attenuati. Roberto l'aveva preso sotto la sua ala e aveva fatto scoprire il doom metal, insegnato a cantarlo, a comporre quei dissacranti e magnifici inni oscuri, e l'aveva portato con sé a vedere i concerti a Torino, dove ogni tanto loro stessi andavano anche a esibirsi nei locali gotici. Finché avesse avuto quella musica in testa, altri suoni sarebbero stati smorzati. Suoni che facevano male, troppo male, per quanto fossero quieti. Il suono di una voce sottile, di parole con la zeppola. Si strappò la maglia di dosso come volersi strappare la pelle, agguantò il microfono e iniziò a gridarci dentro, spremendo tutto il fiato dai polmoni, spurgandosi di tutto il malessere che lo contaminava, pur sapendo che questo aveva messo radici troppo profonde per poterle estirpare. Gli altri gli andarono dietro con gli strumenti, i volumi altissimi, lancinanti. La settimana dopo avrebbero dovuto suonare al Babylon Brothel, uno dei migliori pub goth di Torino. Come diceva il testo della loro canzone, avrebbe dovuto divorare anime piangenti come locuste dell'abisso. Le spesse pareti dell'edificio nei cui seminterrati si trovava il Babylon Brothel erano appena sufficienti ad attenuare il baccano che vi era intrappolato dentro. Ogni volta che il buttafuori apriva la porta, fiotti di musica brutale si liberavano nella notte, dissolvendosi nel silenzio tra le vie che ogni sabato ospitavano il Balon, il più famoso mercato delle pulci cittadino. Attratto da quello sporadico sprazzo sonoro che nasceva e moriva a intervalli irregolari, Assim ibn Marid scese lungo via Borgo Dora e i lampioni smorzavano la luce al suo passaggio come intimoriti. Non indossava più la lunga tunica scura, ma un completo di seta nera, elegante ma anonimo, che fasciava la sua anatomia da leopardo, muscolosa e snella in egual misura. Avrebbe potuto passare per un distinto uomo d'affari appena giunto dal Cairo o un attore medio orientale approdato a Torino per girare una qualche serie televisiva. Gli occhi che stavano ai lati del naso aquilino come sentinelle a guardia di un bastione rivelavano invece una realtà molto più oscura, quella di un predatore a caccia. Guidato dalla musica, giunse presso un tozzo palazzo dai muri martoriati di graffiti, dove anni di manifesti appiccicati avevano creato vere e proprie stratificazioni geologiche. Una scala di 10 gradini si apriva nel marciapiede, fino a un ampio portone piantonato da un nordafricano, che sembrava scoppiare nella semplice maglietta senza maniche con la scritta Security stampata a caratteri cubitali bianchi. Era lui il guardiano della soglia che dava su quel regno di pessima musica, superalcolici e pasticche di divertimento sintetico. Niente che avesse a che fare con i profumati bordelli di Babilonia, quella vera dei tempi d'oro, ma Marid aveva troppi millenni sulle spalle per rimpiangere ancora il passato. E poi era in simili tuguri che si facevano gli affari migliori.
si accodò alla fila di giovani vestiti dark, attendendo il suo turno di essere selezionato. Dopo una decina di minuti si trovò faccia a faccia con il buttafuori. Erano entrambi alti abbastanza da potersi guardare direttamente negli occhi. Ma l'addetto alla sicurezza era largo quanto due marid, la maglietta così tesa che i capezzoli facevano capolino dalla stoffa. Pose una mano gigante sul petto di Marid, sospingendolo leggermente indietro e scuotendo il capo. Non indossava il giusto dress code per la serata, niente da fare. Marid sorrise, la testa lievemente piegata di lato e non si mosse. Il buttafuori stava già per ripetere l'ordine un po' meno gentilmente, quando un particolare lo immobilizzò. Che fosse dannato se gli occhi di quel tizio non stavano cambiando colore. E non solo, si facevano pure brillanti, quasi che dentro la testa avesse il fuoco. Fu il suo ultimo pensiero razionale. Cominciò a scuotere la testa e ad agitare convulsamente le mani davanti al viso come a voler scacciare uno sciame di mosche invisibili, talvolta stampandosi tremendi schiaffoni sulle guance, sul collo e sopra la fronte. Allo stesso tempo si mise a barrire versi di panico e dolore sempre più alti, incontrollabili. Avvinto da quel parossismo, l'energumeno girò su se stesso due o tre volte, finendo contro il portone chiuso con forza sufficiente a farlo rintoccare. Col naso rotto che stillava sangue rimbalzò indietro, quindi, senza smettere un attimo di strillare e affibbiarsi manate ovunque, risalì le scale di volata, spingendo da parte la gente in fila che osservava allibita quella reazione incomprensibile. Mentre la sua voce riecheggiava lungo la via deserta, Marid approfittò della confusione scivolando nel locale. Attraversò un atrio buio che lo condusse in un assordante regno di bruma artificiale neon viola, dove gli avventori, esaltati dall'alcol, dai decibel e dalle droghe, apparivano come ombre ferventi indefinite. Chiunque avesse ideato il Babylon Brothel doveva avere in mente tutti i cliché dello stile dark. Muri in pietra vista, lanterne ottocentesche, paramenti scuri con pentacoli rossi, candele nere che smoccolavano in certi angoli e altro bric-a-brac goticheggiante. La clientela da sola contribuiva all'atmosfera con volti imbiancati di cerone, abiti vittoriani sui toni del porpora, del nero e del rosso, bigiotteria occultista e parrucche. Sembrava un carnevale di Rio organizzato da una banda di ragazzi emo. Marid avanzò ai margini di quella folla scalmanata e il buio pareva orbitargli attorno come un'aura oscura, celandolo alla vista. Solo gli occhi, due perle rosse, erano ancora visibili e furono la sola cosa di lui a essere rimasta immutata quando riemerse dall'ombra. Il suo aspetto era cambiato in quello di una ragazza dai fini lineamenti africani. Una snella Nefertiti dalle membra scolpite nel legno di olivo, avvolta in un provocante abitino semitrasparente, sartoriale anello di congiunzione tra un vestito goto e una tunica egizia, nero con ricamati sopra geroglifici dorati. Si inserì nella calca come una goccia di mercurio che scivola tra le pietre, avanzando sui vertiginosi tacchi dei sandali alla schiava. Se prima nessuno aveva fatto caso alla sua metamorfosi, adesso decine di occhi scattarono verso di lei, ammaliati dalle sinuose forme del suo corpo indovinabili sotto i veli che le cadevano attorno come vapore. Al suo passaggio nell'aria surriscaldata si sollevavano antichi aromi di mirra, resina di terebinto ed essenza di cedro, che andavano a contrastare il fetore dei deodoranti moderni, delle bevande alcoliche e del sudore. Consapevole di tutti gli sguardi che le si posavano addosso, ma senza badarvi, la giovane egizia analizzava la penombra violacea con i suoi occhi abbellite da linee di kohl. Sebbene la sua vista potesse penetrare il buio mille volte meglio di un gatto, le informazioni più interessanti le catturava con la mente. Proprio al pari di uno scandaglio, le sue potentissime onde cerebrali si estroflettevano da lei, captando nelle proprie trame lo scintillio caleidoscopico della psiche altrui. La lettura del pensiero non era neanche lontanamente facile come si trovava scritto in certi libri, e persino Marid doveva usare molta concentrazione per attuarla, perché la mente umana non aveva la forma di un rotolo di papiro da spiegare e consultare. L'analogia più corretta
era quella di un paiolo posto su una fiamma sempre accesa, in perpetua ebollizione, con moltissimi ingredienti di ogni tipo e dimensione che andavano su e giù, mossi dal casuale agitarsi della zuppa. Ognuno di quegli ingredienti era un pensiero, uno stato d'animo, un ricordo, e il moto di uno poteva influenzare il moto degli altri. Pertanto, una memoria datata in certe occasioni poteva risalire dal fondo e viceversa. L'abilità stava nell'essere veloce a cogliere le informazioni desiderate. La bella testa dagli zigomi aristocratici di Marid si colmò di un ronzio composto da milioni di pensieri, il cui volume cresceva e diminuiva a ondate. Quasi tutti erano sintonizzati sugli stessi martellanti obiettivi: bere, sballarsi e tentare di scopare. Patetico! Ecco però che nel marasma insignificante, monotematico, guizzò uno scintillare argento blu che destò il suo interesse, facendola voltare verso il palco. Sopra, cinque sagome si muovevano nelle nubi di fumo finto, agghindati come ci si aspetta da una simile band. Torso nudo con dipinta sul petto una croce rovesciata, pantaloni di pelle tintinnanti di fibbie e anfibi scalcagnati. La ragazza ridusse gli occhi a spiragli, cercando di riagganciare quel pensiero. Quale dei cinque l'aveva emanato? Eccolo di nuovo. Irradiava dal più giovane. Il cantante che sbraitava a proposito di orde di locuste abissali che avrebbero divorato la civiltà. Niente che Marid non avesse già avuto modo di vedere, ma non era quel testo banale a intrigarla quanto il turbinio di pensieri che il ragazzo tentava vanamente di reprimere sotto l'intonaco della rabbia e della trasgressione. Dolore. Marid lo individuò, fulgido come una meteora. E vergogna, tanta vergogna. Autocommiserazione, paura che un segreto venisse a galla, che il suo crimine apparisse sui giornali come era accaduto al suo amico. Dando fondo alla propria abilità, Marid seguì la filigrana mentale che collegava quei sentimenti ai ricordi che le avevano generati e si scoprì stupefatta quando raggiunse il bandolo della matassa. Un avvenimento stagionato per quasi una decade in fondo all'inconscio del ragazzo. Un fatto che, ma tu guarda quanto è burlone il destino, coincideva proprio con il motivo per il quale aveva dovuto lasciare Torino 7 anni prima. Con la gola gonfia per il growl e la sensazione di avere la febbre a 40, Elmo si diresse verso l'area fumatori in uno stato trasognato. La croce che si era tracciato sul petto si stava sciogliendo in rivoletti che gli facevano un solletico d'inferno, ma resistette all'impulso di grattarsi o andare in bagno a lavarsela via. Stravolto, si fece largo a spintoni in quella stanza dove l'aria aveva la consistenza della carta vetro, frugandosi nelle tasche alla ricerca di Marlboro e accendino. Aveva bisogno della sua dose di nicotina prima di tornare sul palco. Facendo scattare l'oggetto, che si limitava a sprizzare poche agoniche scintille, si diede un'occhiata in giro. Roberto e gli altri membri della band erano ingolfati nella fila per i cocktail e attorno a lui c'erano solo estranei più grandi. Come al solito, provò più soggezione che orgoglio nel trovarsi lì. Sebbene il documento falso che il cugino gli aveva procurato recasse il 1973 come data di nascita, Elmo aveva solo 16 anni e per legge non avrebbe dovuto entrare in un locale simile. Pur trovandosi in mezzo a uno sciamare di gente, si sentì solo. Una sensazione che provava sempre più spesso e che lo angosciava. Il suo pollice continuava a far scattare l'accendino senza che questo si decidesse a produrre una fiamma. Elmo ci si accanì, sempre più nervoso, più arrabbiato. Un elegante braccio femminile scivolò da tergo, stringendo un voluminoso accendino d'argento intarsiato con l'occhio di Ra. Bastò un delicato guizzo del pollice per generare una fiamma densa e brillante, simile a una piuma di fuoco, che lambì la punta della sigaretta tra le labbra di Elmo. Il ragazzo si volse, trovandosi faccia a faccia con una creatura che pareva uscita da un libro sull'antico Egitto, plasmata immagine e somiglianza di quelle mitiche regine che avevano allattato i figli dei faraoni tra i papiri al suono dei nai e delle bainit. Per un attimo ne restò frastornato,
e quando le labbra carnose di lei si arricciarono in un sorriso felino, gli parve di sciogliersi come burro lasciato al sole. Grazie, riuscì a balbettare tirando una boccata nervosa. Mi serviva. Il fuoco serve sempre, replicò lei. Aveva una voce bassa e roca, piena di segreti. Il suo bel volto sporgeva da una capigliatura nera, dove la luce si disfaceva in riflessi azzurrini, composta in un taglio più corto dietro la nuca, che lasciava crescere i ciuffi al lato della testa. Elmo rammentò quei copricapi indossati dai faraoni e dalla sfinge. Lo sguardo imbambolato del ragazzo trotterellò goffamente sull'anatomia della giovane donna, perdendo la strenua lotta per non indugiare sul seno morbide sfere che tendevano la seta dell'abito, scivolando poi sul violoncello del bacino e quindi giù per le gambe che parevano non finire mai, flessuose al modo delle spire di un'aspide. Tirando le somme, era la donna più bella che Elmo avesse mai visto. «Ne vuoi una?» Le offrì il pacchetto di Marlboro, speranzoso e in apprensione. Gli occhi di lei vi passarono sopra con l'espressione di chi si vede offrire uno scarafaggio morto. Le sue lunghe dita ornate di unghie d'oro sfarfallarono. Tra di esse, come in un gioco di prestigio, era comparsa una sigaretta sottile, nera e senza filtro. «Figata! Come ci sei riuscita?» «Magia», replicò lei semplicemente. Non staccò mai gli occhi da quelli di Elmo mentre la tratteneva fra le labbra. L'accendino scattò per la seconda volta e ci fu un tremulo istante in cui parve che il bagliore del fuoco trovasse riflesso nelle sue iridi, trasformandoli in perle rosse e sinistre. «Che marca è?» «La migliore. Vuoi provare?» «Ma certo!» Alzò la mano, aspettandosi di ricevere la sigaretta, ma le cose andarono in maniera inattesa. La ragazza egizia gli agganciò il collo con il gomito, premendogli la mano sulla nuca e spingendo il viso di Elmo contro il proprio. Nell'attimo in cui le loro labbra si saldarono, un denso flusso di fumo travasò dalla bocca di lei a quella di lui. Venne pervaso da un sapore dolce, aromatico, straniante. Tabacco coltivato nel sogno di un dio del piacere. Non lo provò con la lingua, bensì con tutto il corpo, come se di colpo anche la sua pelle potesse sentire il gusto. Con chiarezza percepì quella nube saturargli le vie respiratorie, riempiendo i polmoni e filtrando in tutte le altre cavità, attorcigliandosi attorno al sistema nervoso, diffondendosi nei bui labirinti del cervello. Era terrificante e bellissimo. Di colpo, la sala fumatori del Babylon Brothel si dilatò fino a raggiungere le dimensioni di una cattedrale, di uno stadio olimpico, di un deserto sconfinato su un pianeta sconosciuto. Musica e chiacchiere si fusero in un brusio che divenne un eco che divenne silenzio, e al centro di quel silenzio lui e la ragazza egizia erano nudi e abbracciati, le labbra incollate in un bacio che avrebbe potuto perdurare fino all'esaurirsi dell'ultima stella. Il corpo di lei smise di essere solido, gli si sciolse addosso in un pastoso, caldo ribollire che le mani smaniose di Elmo cercavano di afferrare, ma che gli sfuggiva tra le dita in torrentelli. Lo baciava e stimolava dappertutto, contagiandolo con una febbre di estasi così intensa che ebbe paura di morire ustionato. La sua mente fu scossa dal panico, annaspando alla ricerca di una ragione logica per la quale stava annegando in quell'allucinazione, tentando di resistervi, di svincolarsi. «Non resistere, non resistere, non resistere». Riecheggiò la voce della ragazza egiziana, arrivando da ogni dove, da fuori e da dentro di lui. «Ho ascoltato il tuo canto, il tuo canto, il tuo canto era un pianto, un pianto di una creatura incatenata al buio,
che non chiede altro, se non la libertà, spezza le rugginose catene della colpa, libera la locusta degli abissi, spiega le sue ali di devastazione, assorda le genti della terra con il frenire della sua oscura gloria, cerca il colpevole, devoragli il cuore, canta sulle sue miserabili spoglie. Elmo sentì il clangore di catene che si spezzavano rimbombare da un remoto antro scuro che custodiva nella testa. Provò una paura lancinante, tentò di rimediare, ma era troppo forte e in parte voleva che accadesse, voleva che la bestia si scatenasse. Non era stata colpa sua, no, mai, mai. Pensarlo era soverchiante, atroce. Non esiste giudizio più severo di quello che si riserva per noi stessi, la cui sentenza non concede appello e la condanna è sempre la morte. Ma lui non doveva essere giudicato, il suo cuore non sarebbe stato posato sulla bilancia insieme alla piuma. C'era un colpevole di tutto quel dolore, ma non lui, non lui. Divora e canta. Risaliva dagli abissi frenendo, sbavando e facendo scattare le mascelle mai sazie. La fame che albergava nel suo ventre era quella di tutti gli ingordi del mondo. Canta e divora! Quando Elmo si riebbe, confuso e disorientato, sentiva l'aria della notte contrastare con il suo corpo surriscaldato e seminudo. Dall'alto, una ghiera di facce dipinte preoccupate lo fissavano. Riconobbe quella di suo cugino Roberto, che gli dava rudi buffetti sulla guancia. Battendo le palpebre, Elmo tentò di mettersi seduto, cercando con lo sguardo il viso della ragazza egiziana che non c'era. La sua voce, però, era ancora uno spettro nei suoi pensieri. Canta e divora. La sagra del cinghiale, come si poteva trovare sui dépliant stampati dal comune di Piotone, vantava le proprie origini in epoca medievale, sebbene la versione moderna fosse iniziata nel 1921. Edizione dopo edizione, aveva racimolato sempre più successo, tanto da arrivare a una durata di 3 giorni consecutivi, diventando una vera istituzione che allietava le contrade limitrofe con le famose pappardelle della Vegiadina, la cui mitica ricetta era custodita in gran segreto dai discendenti dell'ideatrice. Durante la festa, il piccolo campo sportivo si tramutava in un ristorante a cielo aperto, mentre il campo da calcetto veniva cosparso di polenta e convertito a pista da ballo. La musica, da 10 anni a quella parte, era suonata dalla stessa orchestra, Mara e gli amici dell'antica Balera, che forniva un vasto repertorio di polche, mazurche, classici genovesi, tra i quali l'immancabile Trilli Trilli e verso fine serata pure qualche hit giovanile. Quell'anno, per esempio, spopolava What is Love di Hathaway. Con la maglietta dalle maniche arrotolate sulle spalle e il copricapo a forma di testa di cinghiale indossato da ogni addetto dello staff, Mickey Bottaro si aggirava tra le panche gremite di avventori, spingendo un ampio recipiente dotato di ruote dove infilava piatti e bottiglie vuote. Nell'aria si intrecciavano aromi di ragù di cinghiale, braciole alla griglia, patatine fritte, barbera d'asti e dolcetto. Ma per quanto tutto ciò fosse inebriante e per quanto il clima di festa fosse un balsamo per ogni preoccupazione, non riusciva a pensare all'unica stonatura di quella serata, ovvero la mancanza di Elmo. Per la prima volta aveva disertato la sagra, un evento che aveva sempre atteso con impazienza, quasi dolorosa, ghiotto com'era di pappardelle. La felicità e l'ebbrezza della gente attorno a lui lo contagiavano solo fino a un certo punto, poiché l'assenza dell'amico era troppo evidente per non farvi caso. Era venuto a conoscenza che il giorno prima aveva fatto ritorno da Torino in condizioni a dir poco pietose. Aveva persino soppesato l'idea di andarlo a trovare, ma poi aveva preferito non farlo. Memore di come lo aveva accolto la settimana prima, quando si erano parlati l'ultima volta e quasi era finita a cazzotti.
Il contenitore ormai non poteva più ricevere altre stoviglie, così lo trasportò nella zona interdetta al pubblico, dove uno stuolo di ridanciane comari armate di guanti di gomma gialla e spugna si davano da fare attorno ai grandi lavelli d'acciaio della Proloco. Una volta fatta la sua consegna, Miki tornò indietro, entrando e uscendo da una nube di fumo che si sollevava da una griglia affollata di braciole sfrigolanti, fermandosi un attimo per sistemarsi il cappello cinghialesco sui capelli umidi di sudore. Lanciò uno sguardo alle coppie che roteavano al ritmo di un liscio. Gli sovvenne la memoria di anni in cui, insieme a Felpa, avrebbero generato scompiglio facendo la gincana tra i ballerini. Scoprì di avere il magone. Era contento di crescere, ma alcune volte desiderava che il tempo si fermasse o che scorresse a ritroso. Steso nel letto, Elmo sentiva la musica arrivare come da un'altra galassia. La stanza era buia, la casa silenziosa. I suoi genitori si erano recati alla sagra. Avevano insistito affinché li accompagnasse e lui, da dietro la porta, li aveva mandati a fanculo. Stava male, anzi, no, stava benissimo, talmente bene da star male, anche se non sapeva spiegarsi come una cosa potesse conseguire l'altra. Un ronzio faceva da tappeto sonoro ai suoi pensieri stanchi, un frinire monotono, il canto arroventato di un milione di ali di insetto che vibravano nell'aria. Sotto la calotta cranica gli si aggrovigliavano strani sogni oscuri che lo agitavano. Non era stata colpa sua, era innocente. Se c'era un colpevole, quello era Bottaro. Aveva avuto una buona idea, ma aveva agito troppo tardi. Si contorse sul materasso. Era in un bagno di sudore. Se avessero saputo, se avessero scoperto... No, non voleva finire sui giornali, sarebbe morto piuttosto. Non poteva sopportare quel che aveva passato Bottaro. I cronisti che lo aspettavano sotto casa, che lo intercettavano mentre andava a scuola cercando di spremergli l'ennesima stilla di dolore da dare in pasto ai curiosi, il morboso nettare dei guardoni da divano. E poi l'onta di finire nello studio di uno strizzacervelli, i compagni che sussurravano e si davano di gomito al suo passaggio nei corridoi della scuola. «Ehi, guarda, quello è Bottaro, quello che è stato quasi fatto a fette, lo vedi?» No, non voleva questo per sé. La musica pulsava dalla finestra, suono di fisarmonica e tastiera, una voce di donna che cantava, cantava e divorava, divorava e cantava come una... come una grande, spaventosa locusta che si fa strada tra le fenditure degli abissi. La nausea gli esplose alla bocca dello stomaco. Perle gelide gli affiorarono sulla pelle, il corpo si tese di spasmi e brividi. Strabuzzando gli occhi, Elmo gettò le gambe oltre il bordo del materasso, una mano stampata sulle labbra, caracollando verso il bagno, temendo che non sarebbe mai giunto in tempo. Con una spallata aprì la porta, raggiunse la tazza scivolando sulle ginocchia e ficcandovi dentro la testa. Rivide la ragazza egizia, i suoi occhi d'oro incandescente ricamati dal col nero, il suo corpo informe, la sua voce di seta, parole di serpente non umane. «Canta e divora!» Un ordine al quale non poteva sottrarsi, perché le catene si erano spezzate. La bestia risaliva, così come il vomito dava la scalata ai suoi visceri, uscendogli dalla bocca contratta in un gorgogliante fiotto di materia nera, lucida e catramosa. La sostanza ribollì, si contorse al pari di una cosa viva e furiosa, colmò in un attimo il sanitario e ne eruttò fuori, avvolgendo Elmo in spire né solide né liquide, trascinandolo a mezz'aria. Urlando disperato, il ragazzo tentò una futile lotta contro quell'enorme protozoo di petrolio che lo fagocitava, smorzando le sue grida e solidificandosi attorno a lui in un carapace lustro. Silenzio. La nuova creatura si srotolò verso l'alto con solenne maestà. Puntò la strana testa in alto verso il lucernario. La musica della sagra si intrufolava senza sforzo attraverso gli infissi.
La cosa flesse le gambe e spiccò un balzo, sfondando la finestra e oltrepassando il tetto prima di involarsi nella notte stellata, emettendo un forte ronzio di ali. La serata era al suo acme. Ormai gran parte dei commensali avevano lasciato le tavolate, raccogliendosi ai tavolini a bordo della pista da ballo, oppure mettendosi in fila al bar per un caffè o un cordiale. Entro breve ci sarebbe stato il rogo di Don Gramigna, che prevedeva di bruciare in un falò un arcigno fantoccio in abito talare, una ricorrenza nata negli anni 50. I bicipiti di Miki dolevano a forza di trasportare carichi di piatti e si stava godendo un'estate freddo di frigo, ascoltando le note vivaci dell'orchestra quando una crescente vibrazione si mescolò alla melodia. Si levò un coro di voci perplesse e una cinquantina di teste scoccarono occhiate in alto. Qualche braccio si alzò a indicare qualcosa che si spostava sopra il campo sportivo, mandando riflessi viola metallico alla luce dei lampioni. 3 secondi ancora e il panico sostituì la sorpresa. La folla si animò al modo di un banco di pesci spaventati, fluendo in calchi urlanti ai lati del campo di calcetto. La musica si interruppe con note dissonanti e acuti fischi di microfono, mentre Mara e i suoi colleghi fuggivano terrorizzati. Miki levò il capo e la lattina gli cadde di mano quando vide l'enorme creatura volante calare verso il basso, librandosi sulle persone che correvano in ogni direzione, spintonandosi e calpestandosi a vicenda per guadagnare una via di scampo. L'essere planò a meno di 3 metri dal suolo in cemento, generando con le ali una tale corrente da gettare a terra parecchi sfortunati e allo stesso tempo emettendo un suono così forte che Miki se lo sentì riverberare dolorosamente nelle costole e nelle otturazioni dei denti. Assecondò il flusso per non venire travolto, assordato da quel coro di grida, di panche che cadevano e vassoi che si rovesciavano. Correndo, il sedicenne tornò a cercare la bestia volante con lo sguardo, tentando di arginare l'incredulo terrore che lo assediava. Ciò che lo sconvolgeva non era tanto la presenza di quella specie di enorme coleottero, dal momento che sapeva da 7 anni che non tutti i mostri erano frutto di fantasia, quanto il fatto che l'abominio era l'esatta copia della grottesca mascotte che Elmo aveva realizzato per gli Hellocast. La creatura sorvolò ancora la sagra, innalzando mulinelli di pulviscolo. Ormai 3/4 dei partecipanti si erano raggruppati verso i cancelli del campo sportivo o si erano dati alla fuga scavalcando i reticolati e correndo nei campi limitrofi. Frastornato dal panico, Miki provò a darsela a gambe, ma la sua fuga durò una decina di secondi. Le sue orecchie vennero intasate da un suono che ricordava il rotore di un elicottero. Un'ombra lo seppellì prima che qualcosa gli affibbiasse una mazzata tra le scapole così tremenda da mozzargli il fiato, proiettandolo con violenza 2 o 3 metri più avanti. Per un momento il mondo parve vacillare e ovattarsi. Miki venne ridestato solo dal bruciore delle gambe e delle braccia scorticate dal cemento. Alzò gli occhi e il mostro era di fronte a lui, alto quasi 3 metri, un corpo ricoperto da un esoscheletro nero violaceo, lustro come ossidiana, un'anatomia agile e scheletrica che pareva far riferimento alla creatura di Alien. Dalla schiena emergevano 4 enormi ali spinose simili a quelle degli insetti, dotate di fitte venulazioni scure che scorrevano su membrane rosse, blu, arancio e viola, che nel complesso ricordavano i frammenti di una vetrata di una cattedrale. Tra le lunghe gambe da cavalletta si agitava una lunga coda crestata che trovava l'apice in un pungiglione. Il demone insetto piegò il collo magro verso il basso. Non aveva occhi, eppure non c'era alcun dubbio che percepisse la presenza del ragazzo steso ai suoi piedi. La testa era rivestita da un carapace allungato, simile a un elmo integrale,
che però lasciava esposta la parte inferiore del viso. Una porzione di pelle bianca circondava una bocca degna del Joker, larga, cinta di labbra scarlatte e foderata da una selva di denti storti e accavallati. Tutti questi elementi Mickey poté registrarli in 3-4 secondi al massimo, dopodiché il mostro si chinò bruscamente su di lui. Le dita della sua mano chitinosa, segmentate al pari del guanto di un'armatura medievale, si avvolsero attorno al suo collo e lo sollevarono da terra. Il giovane mise versi strozzati, scalciando, temendo che le vertebre gli si staccassero dalla base del cranio. Davanti ai suoi occhi strabuzzati e pieni di petecchie, la bocca del mostro si schiuse liberando un alito catramoso, il fiato di un fumatore accanito. Le mani di Mickey tentarono di fargli allentare la presa, ben sapendo che non ci sarebbe riuscito, che le fauci di quel demone insetto gli avrebbero strappato la faccia da lì a pochi secondi. Intanto, la bocca spaventosa continuò a spalancarsi fino a un'angolatura innaturale, esponendo le flaccide mucose nere che rivestivano l'interno della gola. E fu tra quelle pieghe unte di saliva che un volto fece capolino a fatica. Un volto che Mickey riconobbe con un tuffo al cuore. Aiuto, Mickey, ti prego! Singhiozzò Elmo dalla gola del mostro. Aiutami! Fu riassorbito dentro, e un attimo dopo la mano della creatura lasciò il collo della propria preda che stramazzò pesantemente. I sensi di Mickey si accesero e spensero ad intermittenza, mentre il giovanotto rantolava, tossiva e boccheggiava senza fiato. Vide attraverso un velo di lacrime la creatura barcollargli a fianco, la testa stretta tra le mani come per far fronte a una violenta emicrania. Dopodiché flette le gambe e si dette lo slancio volando via nella notte. Il ronzare sonoro delle sue ali si spense in lontananza. Elmo! Ansimò Mickey prima di svenire. Mickey decise di agire non appena si riebbe un poco dagli eventi della notte precedente. Per esperienza personale, sapeva che più tempo passava e più la stampa gli avrebbe fatto muro attorno, rendendogli impossibile spostarsi liberamente. Piotone sarebbe stata sconquassata fin nelle fondamenta e stavolta insabbiare l'accaduto non sarebbe stato possibile. Per ora nessuno aveva ancora collegato Elmo all'attacco del mostro, ma il suo amico era scomparso e doveva ritrovarlo. Si rammaricava di essere stato messo fuori combattimento, trascinato al pronto soccorso dove aveva perso ore preziose per tacere dell'isterismo dei suoi genitori, assolutamente senza difese contro un evento del genere. Pure lui era sconvolto, ma non annientato. Venire a contatto con un mostro era un'esperienza già vissuta e che stava per rivivere, nonostante farlo lo spaventasse. Ai suoi non disse niente. Avrebbero trovato il modo di fermarlo e comunque, anche a provare a spiegarglielo, non avrebbero capito. Entrambi loro partecipavano al rituale che ogni domenica si svolgeva alla casa del lungomano, ma ciò non bastava a farli accettare completamente certe verità. Bisognava già averle sperimentate sulla propria pelle. Quindi sgattaiolò da una finestra e si incamminò per stradine secondarie e poi lungo sentieri che attraversavano i campi, sperando di agire per il meglio. Oltrepassò il cimitero e vide la piccola struttura di pietra a cupola farsi più vicina, metro dopo metro. L'erba alta frusciò contro le sue gambe mentre raggiungeva il cancello. Si sentiva in tensione e allo stesso tempo era come seguire una strada già percorsa, in fondo alla quale si trovava qualcosa di familiare, seppur non molto gradevole. Estrasse la chiave inserendola nella serratura. Era stato Elmo a fargli avere quella copia, ai tempi in cui suo padre era sindaco e la custodiva. Molte volte nel corso di quei 7 anni Mickey aveva sentito il bisogno di recarsi alla casa del lungomano da solo, al di fuori dell'antico rito che la collettività svolgeva lì da tempi immemori.
All'interno la temperatura era più bassa di 2 o 3 gradi. Dalla bocca nera del pozzo esalava un alito umido che sapeva d'acqua e minerali. Simile a una sentinella, una tunica nera stava appesa alla parete, imbottita di fieno, sormontata da una testa di cinghiale che sporgeva dal cappuccio. Miki tirò fuori il coltellino svizzero e senza esitazione fece scorrerne la lama sulla pelle, ricalcando la vecchia cicatrice che si era procurato nello stesso modo, nello stesso luogo e per lo stesso motivo, quando aveva 10 anni. Ebbe l'impressione che il tempo si contraesse, facendolo tornare un bambino incerto che, non avendo avuto altri a cui rivolgersi, aveva stretto alleanza con un mostro. Il suo sangue piovve in basso, bevuto dal pozzo. Tornò la vecchia sensazione di magia, il flusso del potere che veniva riattivato, il formicolio che gli elettrizzava i peli sulla nuca. Però non si aspettava che rispondesse così prontamente questa volta. Da sottoterra provenne un fiotto d'aria fredda imbevuta di un lezzo feroce e selvatico che lo obbligò a indietreggiare, il viso accartocciato dal ribrezzo. «Tossendo!» Miki si allontanò, mentre una sagoma scura faceva lentamente capolino da dietro la bassa ghiera che circondava il pozzo, dapprima informe, poi sempre più dettagliata e corposa. Ancora qualche istante, e lo sguardo del giovanotto fu ricambiato da 2 gialli occhi incastonati in un setoloso muso di cinghiale. «Tu, ancora!» Il vocione dell'essere rimbalzò sulle pareti di pietra, pieno di stupore e fastidio. Sì? Ciao!» L'ungumano emerse del tutto e gli volò addosso afferrandogli il colletto della maglietta. Per la seconda volta nel giro di poco, Miki sperimentò l'esperienza di non toccare la terra con i piedi. «Tu ancora!» Il muso umido della creatura gli premeva sulla guancia, facendogli il solletico con i peli ispidi. L'alito era caldo, acre e appiccicoso. Trattenendo un conato di vomito, gli occhi strizzati, Miki si schiacciò contro la parete alle sue spalle. «Ti prego, aspetta! Aspetta un minuto!» «Credi che io è cane che tu chiama quando tu vuole? Credi questo?» «Ho bisogno d'aiuto!» «Io adesso divoro te!» «Non puoi... Il mio sangue, come l'altra volta!» «Forse altra volta diverso! Forse cibo migliore di te altra volta!» L'ultima frase era fin troppo allusiva. La pelliccia del mostro lo pungeva attraverso la stoffa, mandando un afrore stomachevole di bestia e sporcizia. Ma non solo. Trasudava odori di quel che odore non dovrebbe avere, come la rabbia, l'odio, la disperazione, tutto ciò con cui da secoli gli abitanti di Piotone l'avevano ingozzato. Il muso fremente del lungomano scivolò dalla guancia di Miki al suo collo, sniffando il punto dove il demone insetto l'aveva afferrato per strozzarlo. «Tu hai grosso guaio!» «Che?» «Sento odore, odore cattivo su te, odore di male profondo.» Finalmente Miki si arrischiò ad aprire gli occhi. Ha preso Elmo, il mio amico. Lo ha... non so spiegarlo. Lo ha trasformato in un mostro. Dobbiamo trovarlo. Ti prego.» «Non è mio problema.» Lo so, ma... Ecco, non so chi altro rivolgermi. Tu sei... Beh... Ecco, dal momento che... «Mostro contro mostro. Io capisco. Come altra volta.» «Sì, come l'altra volta.»
Il bestione lo depositò a terra, guardandolo dall'alto in basso. Mickey non ricordava che fosse così enorme. Uno sconfinato corpo scuro che avrebbe fatto apparire Schwarzenegger esile come Barbie, sormontata da una testa di cinghiale ornata di zanne mostruose. Perché io devo aiutare? In risposta, Mickey infilò una mano tremante in tasca e quando la tirò fuori, stringeva una confezione trasparente con dentro una girella. Gli occhi del lungomano vi si posarono subito sopra, le orecchie tremarono, il muso fremette. Con un gesto avido strappò il dolce dalla mano del ragazzo, ficcandoselo in bocca senza neanche scartarlo. Dopo aver deglutito, scoccò a Mickey un'occhiata intralice che pareva contenere imbarazzo e rimprovero. Io ne vuole altre. Te ne darò una scatola intera, lo giuro. Ma ora muoviamoci, presto! Il mostro uscì dal piccolo tempio. Alla luce del sole pareva ancora più grosso e incongruo con quel che lo circondava. Allarmato, Mickey si guardò precipitosamente attorno. Ehi, un attimo! Se qualcuno ti vede... Loro sa già di me. Lo sa da secoli. Inspirò a lungo. Il petto si dilatò come la camera d'aria della ruota di un trattore. Il ragazzo lo fissava in preda all'apprensione. Trovato. Male. Molto male. Cosa? Senso di colpa, sì. Maleficio sul tuo amico. Maleficio tanto potente. Io non so se può fare qualcosa. Fu come se una secchiata d'acqua gelida gli fosse stata versata in testa. Ma incassando quella tremenda notizia, Mickey replicò. Ci penseremo. Adesso andiamo da lui. Lungomano si accosciò, sporgendosi in avanti. Quando si accorse che il ragazzo lo guardava senza capire, sbuffò impaziente. Sale su mio corso. Dovette fare appello a tutte le sue forze per arrampicarsi su quell'ampia schiena, affondando le mani nel vello ispido e maleodorante. Avvertì le enormi mani del mostro scivolargli dietro le ginocchia per trattenerlo mentre si alzava, iniziando a correre più veloce di un maratoneta, attraversando il campo, superando la strada d'un balzo e tuffandosi nel bosco. Fin da quando aveva visto la storia infinita per la prima volta, Mickey si era sempre chiesto cosa si provasse a cavalcare un essere magico. Ma adesso che aveva vissuto quell'esperienza, non aveva intenzione di ripeterla. Tolto il fatto che il lungomano puzzava più di un bagno pubblico dopo un concerto degli 883, gli scossoni ricevuti durante il tragitto gli avevano fatto temere di ritrovarsi lo scheletro a pezzi, ridestando tutti i dolori della sera prima. Fortunatamente, la velocità del suo compagno era tale da raggiungere il luogo in breve tempo. Mickey si lasciò scivolare giù dalla schiena della creatura e dovette sorreggersi a un tronco per non cadere, tanto gli girava la testa. Dove siamo? Dove eravamo altra volta? A quelle parole il malessere di Mickey si dissipò, tramutandosi in una sofferenza di altro tipo. Guardandosi attorno, riconobbe il sentiero che si snodava nel bosco e che portava all'essiccatoio dove il mostro dell'auto bianca aveva perpetrato i suoi crimini e dove lui aveva rischiato di finire ammazzato. Un gelo tremendo gli avvolse il cuore. Perché è venuto qui? Dove è morto tuo amico e altri. Lui sente colpevole. Per questo è venuto qui. Colpevole per cosa? Il bestione si limitò a scuotere il capo, avanzando.
Cinque minuti più tardi, si parò davanti a loro il piccolo edificio di pietra che aveva tormentato le notti di Mickey per anni. E il ragazzo, nel giro di mezzo minuto, rivisse tutto l'orrore di quella notte lontana. Si accorse che attorno a un albero c'era ancora un brandello scolorito del nastro lasciato dai carabinieri per delimitare l'aria e che la porta mancava. L'aveva sfondata proprio lungomano nell'impeto di entrare. Dal vano buio emerse un sibilo lacerante. Poi il demone insetto volò fuori, con un frullare d'ali che sollevò lo strato di foglie morte in turbini crepitanti, puntando dritto a Mickey. Il ragazzo non ebbe neanche tempo di trasalire. La zampa gigantesca del lungomano lo spinse via, mandandolo a ruzzolare metri più in là, frapponendosi tra lui e la creatura che lo aveva assalito. L'impatto fu brutale. Avvinghiati in un groviglio di arti, i due colossi rotolarono lasciando profondi solchi nell'humus, travolgendo diversi alberelli, scambiandosi pugni e artigliate che sarebbero stati sufficienti a mandare un uomo all'altro mondo. Contuso e dolorante, Mickey si rimise in piedi, contemplando sgomento la scena. «Elmo! Elmo, sono io! Mickey! Torna in te! Lo so che ci sei, Elmo!» La locusta degli abissi si liberò dalla presa del lungumano, tentando un nuovo attacco sul ragazzo. Ma il bestione dalla testa di cinghiale si gettò in avanti, agguantandololo per la caviglia e tirandolo indietro un attimo prima che gli artigli aprissero Mickey come un libro. Si generò una seconda zuffa, più agguerrita della precedente. Ciuffi di pelo e frammenti di carapace schizzarono nell'aria. I lottatori si morsicavano, laceravano e colpivano senza risparmiarsi. A ogni pugno e calcio, Mickey sussultava in preda all'ansia. Temeva sopra ogni cosa che non ci fosse più nulla da tentare per Elmo e che il lungumano, involontariamente o meno, finisse con l'ucciderlo. «Ti prego, Elmo, ti supplico, ascoltami!» Pareva che il duello volgesse a favore del bestione cinghialesco. Era più massiccio e grosso dell'avversario e sembrava incassare senza sofferenza le ferite. Ribaltò il demone insetto e lo inchiodò al suolo con il proprio peso, prima di emettere un verso lugubre e cupo, simile al gorgoglio di un lavandino industriale che risucchia litri di acqua insaponata. Dal corpo dell'essere insettoide si separarono alcune stille di materia nerastra che furono aspirate tra le fauci del lungumano, il quale però era vinto da uno sforzo enorme. Mickey comprese anche senza spiegazioni. Stava tentando di assorbire il maleficio, il senso di colpa che, lasciato agire indisturbato, aveva tramutato Elmo in quella creatura. Tuttavia, sembrava che qualcosa non funzionasse. La fatica del bestione era ripagata solo da pochi riccioli di sostanza oscura, mentre tutto il resto rimaneva attaccato al corpo, solido e immutato. Una forma aguzza oscillò nell'aria, sopra la schiena del lungumano. «La coda! Attento alla coda!» Ma l'avviso del ragazzo giunse troppo tardi. Il pungiglione del demone insetto calò più volte, più rapido dell'ago di una macchina da cucire, affondando nella schiena e nel collo del lungumano che stavolta accusò il colpo, lanciando un urlo suino di dolore. Approfittando della situazione volta a suo vantaggio, l'insettoide sgusciò dalla presa del nemico, spedendolo lontano con un calcio tremendo prima di voltarsi, spalancare le ali e scagliarsi addosso a Mickey. Il ragazzo fuggì, ma non fece neanche tre passi. Venne placcato come durante una partita di rugby, stritolato da braccia corazzate e trascinato via. Sulle prime provò a liberarsi, ma quando scoprì che il suolo già distava una decina di metri, reagì in maniera opposta, aggrappandosi al suo rapitore, che intanto lo trasportava ancora più in alto, raggiungendo e superando le chiome degli alberi. Sotto di loro, lungumano li fissava impotente. «Elmo, ti supplico!» «Smettila di chiamarmi Elmo!» tuonò la demoniaca creatura, soffiandogli in faccia il suo alito di catrame bollente. «Elmo non esiste più! Adesso c'è solo El Lacoste!»
Sebbene il terrore quasi gli spegnesse la capacità di ragionare, Mickey raccolse quel poco coraggio che ancora sentiva di avere. Allora non è con te che voglio parlare, ma con Elmo, il mio migliore amico. So che c'è, l'ho visto. Esiste ancora e mi rivolgo a lui. La chiostra di zanne di El Locust scattò un paio di volte a pochi centimetri dal naso di Mickey. Elmo, ho una cosa per te. Si ficcò la mano in tasca, pregando che i tremiti non gli facessero sfuggire il portafoglio dalla presa. Era l'ultima carta da giocare, l'unica cosa che l'istinto gli suggerisse. Trovò la foto e la sollevò davanti al volto della creatura. Nell'immagine stavano tre bambini, uno con la bandana, uno con l'occhio coperto da una benda e un terzo con un tricorno nero calcato sulla testa. Guarda, questo sei tu! Siamo noi, Elmo! Tu, Felpa ed io! Ti ricordi di questa foto? La scattammo al Piota! Ti ricordi di te, Elmo? Ti ricordi di noi? Ti ricordi di... i pirati? Esalò una voce trasognata da dentro il Locust. I pirati del... Piota! Non fu colpa tua! Non so perché lo hai pensato, ma la morte di Felpa non fu colpa tua! Sai chi l'ha uccise, lo sai! Tu non c'entri, Elmo! Non c'entri per niente! Il rumore secco provocato dalle ali era forte da stordire, ma di colpo parve inceparsi al pari del motore di un elicottero rimasto senza carburante. Col cuore in gola, Mickey si aggrappò all'esoscheletro della creatura, sentendo con stupore che aveva perso la sua durezza, diventando gommoso, al punto che le sue dita vi affondarono dentro. La creatura sbandò bruscamente, scendendo di quota e finendo tra i rami. L'impatto con l'albero li separò e Mickey precipitò da una quindicina di metri, strillando e finendo la caduta tra le braccia muscolose del lungomano che aspettava sotto. Sollevarono entrambi la testa in tempo per assistere alla discesa dell'insettoide, il quale ormai somigliava a una statua di cera in procinto di sciogliersi, avvolto in un filamentoso bozzolo di vetro fuso. Piombò davanti all'essiccatoio, diventando una massa proteiforme nella quale Mickey notò con sgomento il dibattersi di un corpo. «Mio Dio! Elmo!» Si divincolò dalla presa del lungumano e corse, affondando le braccia fino alle spalle in quella roba viscida e fredda, afferrando Elmo e provando a estrarlo ma senza successo. E mentre provava, pensieri terribili gli affollarono la mente, la quale fu stritolata da un impietoso senso di colpa. Lui stesso era responsabile della morte di Felpa, lui era l'unico da biasimare. Non aveva agito in fretta, preferendo temporeggiare, dando modo al mostro dell'auto bianca di colpire di nuovo. La sostanza gli si stava arrampicando addosso, tornando a formare una corazza, ma prima che il processo si avviasse ci fu un tremendo suono di risucchio. Uscendo dallo stordimento che l'aveva annebbiato, Mickey si voltò. La testa di cinghiale del suo alleato era di fianco a lui, le fauci aperte che ingollavano fiumi di quella materia demoniaca. Stavolta non ci fu alcuna resistenza. Era molle e flaccida come gelatina, venne aspirata in una mezza dozzina di secondi senza lasciare traccia. Elmo giaceva nudo e pallido sul fogliame. Era privo di sensi, ma respirava. Oddio, ti ringrazio. Adesso dobbiamo solo riportarlo. Ma l'ungumano si era voltato altrove, il pelo dritto sulla schiena ricoperta di pustole rosse, le orecchie attente e le labbra arricciate a snudare i denti. Esprimeva ferocia, ma il ragazzo parve di leggere anche qualcos'altro nel suo atteggiamento, qualcosa che non credeva potesse provare. Paura. Dal folto del bosco venne un suono ritmico. Qualcuno stava applaudendo. Bello spettacolo. Complimenti. Vi spiace se mi unisco al vostro gioco?
Sulle prime Miki non capì da dove arrivasse la voce o chi fosse a parlare. Non vedeva nulla. Poi scorse due luci brillanti, attorno alle quali gradualmente si formò un corpo di ombre. Si colmò in fretta di dettagli, assumendo l'aspetto di un uomo alto, medio orientale, con indosso un abito da mille una notte, la barba folta, la pelle bronzea, il sorriso crudele. «E questo chi è?» domandò Miki al lungumano, usando l'angolo della bocca. «Guaio, grosso, enorme guaio, sta dietro me.» Il bestione avanzò e si mise a braccia larghe tra il nuovo arrivato e i due ragazzi. Solo allora Miki si rese conto, e non senza sgomento, di quanto la battaglia con il Locust l'avesse gravemente ferito. Il suo corpo fremeva e si stava ricoprendo di un'orribile eruzione cutanea, forse dovuta al veleno che l'essere gli aveva inoculato. «Va via! Questo mio territorio! Tu non benvenuto qui!» «Ai miei tempi i mostri mangiavano i bambini. Non diventavano i loro schiavi. Per Azathoth, dove andremo a finire di questo passo?» «Se tu non va via, io mangio te invece!» «Oh, parole grosse per uno che quasi non si regge in piedi!» Poi il suo sguardo sgusciò sotto il braccio del lungumano, e quando Miki si sentì quegli occhi addosso, trasalì. «Guarda come lo hai ridotto! Una creatura così bella, così pura, contaminata dai sentimentalismi di un ragazzino!» Scosse il capo, dirigendosi lentamente verso l'essiccatoio. Lungumano non lo perse di vista un solo istante, i muscoli tesi e pronti. Nel frattempo, il medio orientale aveva raggiunto l'edificio, posando sulle pietre il palmo aperto. Sorrise, come chi pone le mani fredde all'alone di un falò. «Oh sì, sì, successe proprio qui. Sofferenza, terrore, agonia. Delizioso.» Sei stato tu a fare questo, Elmo?» «Hai intuito, figliolo.» Ma perché?» «La ragione è la stessa per la quale ho fatto in modo che quei bambini, compreso il vostro piccolo amico, morissero in questa catapecchia. La stessa ragione per la quale ammazzerò prima questa vergogna del Regno delle Ombre. E poi voi due. Perché mi andava di farlo?» Niente offese scandalizzò Miki più della sadica, noncurante gioia che imbeveva le parole e il sogghigno di quell'uomo. Poteva essere uno stregone, un demone, persino il diavolo in persona, ma sentiva che avrebbe desiderato ucciderlo con le sue stesse mani. Tuttavia, lungumano agì per primo. D'un balzo fu davanti all'uomo in tunica nera, che levò le mani per difendersi. Miki non riuscì a trattenere un grido quando vide il braccio destro di quella persona scomparire nella gola del bestione, rabbrividendo al suono flaccido delle fauci che vi si richiudevano sopra. Lungumano agitò la testa violentemente, sbattacchiandola al pari di un cane che sconquassa la preda. Il corpo del medio orientale fu proiettato via, ricadde e ruzzolò privo del braccio, immobile. Tutto si era svolto in meno di 5 secondi. Proprio quando Miki iniziava a rilassarsi, l'uomo scattò in piedi, fulmineo, il viso trasfigurato dall'odio, irradiato dalla luce rossa esalata dai suoi occhi. Dalla ferita aperta sulla spalla emerse un sinuoso fascio di tentacoli neri che serpeggiarono velocissimi all'indirizzo del lungumano. La creatura fece per spostarsi, ma le punte aguzze di quelle grinfie l'arpionarono, trapassando da parte a parte il suo corpo muscoloso quasi fosse di burro, inchiodandola alla parete dell'essiccatoio.
Stridendo di dolore, il bestione si agitò, artigliando e azzannando quella matassa, ma nuove spire lo avvolsero, imbozzolandolo del tutto. Trafelato, il ragazzo gettò lo sguardo ovunque, trovò una pietra e la scagliò con tutta la forza contro l'avversario, colpendolo in mezzo alla fronte. Oh, 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 oh. Che manie di protagonismo! Un altro fascio di tentacoli dipartì dal corpo dell'uomo, stavolta verso Miki. Lo strinsero con forza brutale, spremendogli il fiato dai polmoni e incrinandogli le costole. Nella bruma del dolore, il giovanotto vide le punte di quelle pastoie sbocciare, rivelando un interno rosa marcio, dove file di denti ticchettavano in modo nevrotico, avvinte dalla smania di mordere. Potrei dirti che ci vorrà un attimo, ma mentirei. Nell'attimo in cui Miki pensò che stavolta ogni speranza era perduta, un suono poderoso si allargò in quell'angolo di bosco. Era brontolante, sordo e flaccido quanto un conato di vomito, e arrivava dal lungumano. La bocca della creatura si spalancò e ne sgorgò fuori un tumultuoso vortice di qualcosa a metà strada fra una nube di cenere vulcanica e il getto d'acqua di un idrante. Quella materia color peltro, modificandosi in varie forme, coprì la distanza tra lui e il suo bersaglio, saturando l'aria della cacofonia di centinaia di urla, voci appartenute a uomini, donne e bambini, grida di rabbia, odio, vendetta, disperazione, impotenza, paura, avvilimento e lutto. Anche il medio orientale attoccò a urlare, ma il suo tono vibrava di un dolore folle, come se il contatto con quella roba rigurgitata dal lungumano lo ustionasse. La pressione che stritolava il torace di Miki si smorzò e il giovane ricadde sull'erba tossendo. Anche i tentacoli che trattenevano il bestione si erano ritirati, lasciandolo andare, per raggrupparsi attorno al loro creatore in una sorta di reticolo protettivo, ma con risultati scarsi. Poi, in quel vortice pastoso, viaggiò un lampo di luce cristallina, un fulmine che crepitava con la voce di un bambino, una voce che Miki riconobbe con un tuffo al cuore e le lacrime agli occhi. La sua voce, di quando aveva richiamato lungumano la prima volta. Quella saetta si conficcò nel petto del nemico alla maniera di un dardo, uscendogli dalla schiena in uno spruzzo di materia grigia e sfrigolante. Il medio orientale boccheggiò, fuori di sé dal dolore e dalla sorpresa. Pareva la prima volta che qualcosa gli facesse male e non sembrava trovarlo piacevole. Crollò al suolo, circondato dal disgustoso dibattersi dei propri tentacoli, e con un ultimo grido di agonia, odio, incredulità, scomparve. Un forte schiocco risuonò nel bosco, il rumore dell'aria che colmava il vuoto lasciato dalla creatura che si smaterializzava. Lungumano si trascinò verso Miki, con la testa ciondolante, il fiatone pareva sofferente. Il sangue che gli usciva dalle ferite, sempre che sangue fosse, si comportava come acqua in assenza di gravità, fluttuando in gocce che si disperdevano nell'aria. Come tu sta? Tutto bene, credo. E tu? Stato meglio. L'hai ucciso? No. Ci vuole altro per uccidere lui. Ma io ho ferito lui per bene. Come hai fatto? Lui è abituato a fare male. Io a ricevere. Lui non sopporta male di altri. È veleno. Scrutato lui dolore di gente, accumulato in secoli e secoli. E il tuo dolore di anni fa, molto puro, troppo da tollerare per lui. Miki annuì,
la mente così spossata che faticava a trattenere i concetti. Studiò l'ungumano con occhio critico, rabbrividendo alla vista delle sue ferite. Sei certo di star bene? Io pelle dura, un po' di urli e sarò nuovo. Scrollò orgogliosamente le spalle, prima di accovacciarsi e raccogliere Elmo dal suolo. Ora torniamo. La mano di Miki gli si posò contro il fianco, inducendolo a voltarsi. Sul suo grugno da cinghiale trapelò un'espressione interrogativa. Questa è la seconda volta che mi salvi la vita. Grazie. Tu non abitua però. Grugnì il lungumano, iniziando a camminare. Il sole faceva brillare la piccola lapide bianca, accanto alla quale Elmo stava posando una foto incorniciata che raffigurava tre bambini in abito da pirata, i tre pirati del Piota. Il vento accarezzava l'erba verde brillante, costellata di viole e margherite. Sulla pelle di Miki spiccavano ancora tagli, abrasioni e nebulose di lividi, che dopo una settimana iniziavano a passare dal blu al giallastro. Credo di avere delle cose da dirti, Miki. Solo se te la senti. No, non me la sento, ma devo. Prese aria, lo sguardo di un paracadutista al suo primo lancio. Era più alto di Miki di 20 centimetri, ma negli ultimi giorni sembrava rimpicciolito. Il giorno in cui quel bastardo prese felpa, io avrei dovuto essere con lui. Mi aveva invitato a casa per portarci avanti coi compiti delle vacanze. All'inizio gli avevo detto di sì, però poi l'ho bidonato. Mi ho raccontato di una visita dal dentista, ma era una balla. Volevo solo restare a casa a giocare ai videogiochi. Continuo a pensarci, Mick. Continuo a ripetermi che se fosse andato anch'io, lui ora sarebbe con noi e non sotto questa lapide. Avrebbe un motorino e saremmo andati tutti in discoteca. Forse avrebbe una ragazza, mentre invece è lì sotto al buio. Io mi sento uno stronzo. Vorrei esserci io lì sotto, mio Dio. Mi manca da morire. Elmo scoppiò a piangere. Gli cedettero le ginocchia e abbracciò quelli di Miki, singhiozzando contro i suoi jeans, forte, a dirotto e disperato. Miki gli cinse le spalle, avvertendole tremare. Non disse nulla. Lasciò che la crisi si esaurisse da sola. Temevo di dirlo a qualcuno. Credevo che se l'avessero saputo i giornalisti ne avrebbero parlato come hanno fatto con te e che tutti mi avrebbero odiato. Solo un idiota ti avrebbe odiato per questo. Quel che non capisco è perché non hai versato tutto nel pozzo del lungumano. Ci ho provato. Per un po' sembrava funzionare, però poi tornava. Non riuscivo a liberarmene, forse perché credevo di meritarlo, di meritare quel senso di colpa. Lo dovevo a felpa, capisci? Mi sembrava giusto soffrire per quel che avevo fatto. Però poi è diventato terribile, al punto che ho preferito far finta che fosse tutta colpa tua, invece che mia. Si rimise in piedi, gli occhi gonfi e rossi. Che amico di merda, vero? No, Elmo. Sono solo i tuoi gusti musicali a essere di merda. Una risata sfuggì dalle labbra di Elmo, tremula ma scintillante. Miki sentì un nodo di apprensione sciogliersi dal suo cuore. Era poco, ma era un inizio. Dopo un terzo lungo silenzio, mentre raggiungevano il cancello del cimitero, Elmo disse: Ho fatto un bel casino alla sagra. Non volevi finire sui giornali e ci sei finito comunque. Per fortuna non sanno che eri tu. Quasi mi spiace.
Potevo diventare un super mostro, come nei fumetti. Abbiamo già un mostro a Piotone. Basta e avanza. Ah, a proposito. Elmo indicò un oggetto che l'amico stringeva sotto al braccio. Ma perché ti sei portato dietro quel pacco di girelle? Sorridendo, Mickey spinse lo sguardo verso il campo oltre il cimitero, osservando la casa del lungumano che si ergeva tra la mente e i ranuncoli. Devo mantenere una promessa.